Che volevo chiederle se lei è preoccupato anche per alcuni fondi che devono essere utilizzati, per esempio dalla città metropolitana, 40 milioni di euro per i reassi viari, poi ci sono le vele, altri Vediamo quando. No, progetti. noi non siamo preoccupati perché siamo stati rapidi. L'operazione è maldestra, è brutta. Veramente brutta. Cancellare soldi per le periferie, per i diritti, per le fragilità, per le rigenerazioni urbane da sud a nord, in amministrazioni dei diversi colori, è stato un fatto grave, voluto da alcuni. È un errore grave da altri che non se ne sono accorti. Napoli è riuscita a salvarsi perché avevamo già chiuso tutto. Quindi siamo stati molto rapidi, proprio perché non siamo abituati a vedere soldi. Come abbiamo visto qualche soldo pubblico, immediatamente l'abbiamo messo in sicurezza, il progetto delle vele è sicuro. Per il resto, ancora una volta emerge che l'operazione è stata fatta per favorire i più ricchi e favorire in particolare alcune aree del nord. Questo alla faccia di chi pensa che la Lega non sia ancora indipendenza per la Padania, come è nel suo statuto. Spiace che il Movimento 5 Stelle abbia condiviso questa impostazione, però su altre cose devo dire, come sulla norma sugli enti locali, per esempio nel milleproroghe c'è un segnale importante per gli enti che si trovano in piano di riequilibrio, è una mossa importante, non ancora sufficiente, però l'interlocuzione c'è con alcuni componenti del governo e con alcuni rappresentanti del Parlamento, e che ci auguriamo da qui a fine anno, sia sul tema delle sanzioni, sia sul tema degli enti locali e della finanza, ci possono stare segnali più importanti e concreti rispetto al passato.